Terza edizione del torneo di Lugano, si entra nel vivo con la finale per il terzo e quarto posto, ovvero si cominciano a delineare le posizioni del podio, Lugano contro Krasnodar, partita che vale appunto il terzo gradino del podio tra la squadra che di fatto è padrona di casa, nonché organizzatrice, il Lugano, e il Krasnodar alla sua terza edizione, sempre presente nelle passate edizioni, che si è meritato l'accesso in semifinale con una bella fase a gironi, poi ha ceduto al Barcellona, mentre il Lugano a sua volta ha ceduto al Genk, una semifinale molto combattuta che ha visto gli svizzeri soccombere, insomma una partita che sembrava poter essere più equilibrata, invece il Lugano non è riuscito a spuntarla e allora si va per giocarsi il terzo posto, risultato più che lusinghiero peraltro, Lugano che ha perso 5-0 contro il Genk, Barcellona che ha dilagato 7-0 contro il Krasnodar, insomma due semifinali nettamente indirizzate fino alle prime battute, dunque sarà più che giusto che la finalissima sia Barcellona-Genk. Ci giochiamo però il terzo posto, Krasnodar-Lugano, Lugano che ha sempre i favori del pubblico sugli spalti, Krasnodar che è una squadra invece molto solida, che ha un po', diciamo, mollato contro il Barcellona, e d'altra parte una squadra fortissima come quella blaugrana ci sta a avere un calo di concentrazione dopo aver incassato i primi gol. Lugano che attaccherà da sinistra a destra per quanto riguarda il primo tempo, il Krasnodar che invece con la consueta maglia verde da destra a sinistra. Finale terzo e quarto posto, ricordiamo, in caso di parità come nelle gare precedenti della Legia Varsavia che abbiamo visto, calci di rigore. Si parte col Krasnodar che tocca il primo pallone e il Lugano che subito va in pressione con il numero 9 Bulgheroni a mettere in difficoltà la retroguardia russa. Qui il numero 18 Kondrashenko, poi esce bene il numero 11 della Krasnodar, subito la prima occasione per i russi e la conclusione proprio del numero 11 con la grandissima parata su Golubkov da parte di Mandracchia, Ignazio Mandracchia, grande parata per il portierino del Lugano che va a togliere il pallone di fatto dalla rete, una grande occasione subito per i russi, pericolosissimi, calcio d'angolo che non dà esito, ancora il Krasnodar con una pallone che torna all'indietro, si ricomincia con il tocco di Kuzmenko per il portiere Lysenko. Anzi, si tratta del numero 1, si tratta di Cherednikov che ha sostituito il portiere Lysenko che era stato il titolare, diciamo così, nelle partite precedenti. Un minuto trascorso e siamo sempre sullo 0-0, ma già una grande occasione per il Lugano, per il Krasnodar ovviamente, Lugano con un bel intervento a salvare la porta. Meglio Krasnodar in avvio, dunque ancora un'occasione per Golubkov che mette in movimento il numero 41, Dikarev tiene però in campo, sì. Palla che viene contrata da un difensore, poi c'è ancora Kuzmenko che serve ancora Dikarev, grande inizio della formazione russa, si salva il Lugano, il pallone allontanato, Bulgheroni però in ritardo rispetto al numero 10 Aleinikov che va a conquistare il fallo laterale, interviene l'arbitro e fa ripetere la rimessa. Golubkov Kuzmenko, ancora il Lugano pericoloso, molto meglio la formazione russa in queste prime battute, 2 minuti 0-0, ma di fatto si è giocato soltanto a una porta con Kondrashenko che non riesce a trovare compagno, ancora Krasnodar, come vedete sono nettamente padroni del campo in questo inizio di partita, ancora Kuzmenko prova il tiro, ancora la grande parata del portiere Mandracchia che evita il gol e poi c'è la rimessa laterale a favore del Krasnodar, due grandi parate del portierino del Lugano, protagonista assoluto di queste prime battute, Lugano in difficoltà in questi primi minuti di partita. Diciamo che entrambe le squadre devono rifarsi, riscattarsi dopo una brutta semifinale. Ancora Kondrashenko dentro, più facile la presa del numero 18 del Lugano che rimette in gioco i compagni. Con il verticale del pallone, rimessa è a favore del Krasnodar. Lugano che non si è davvero visto fin qui. La pressione su Kondrashenko
prima portata da Maslarov e poi da Bulgheroni, torna all'indietro, ancora Bulgheroni, va in pressione, esce benissimo il Krasnodar, ora con Kandrashchenko, Kuzmenko, un po' di spazio, il numero 14, Kuzmenko allarga molto bene, ancora per il numero 18, c'è un'altra parata di Mandracchia, ha rischiato tantissimo, ancora Mandracchia due volte, decisivo il più volte il portiere Lugano per tenere in piedi la sua squadra, dicevamo del rischio che ha corso in scivolata Capra, ha rischiato di falciare Kondrashenko e di regalare un rigore al Krasnodar, già un paio di cambi per Lugano da parte dell'allenatore, Krasnodar che sta dominando, meriterebbe effettivamente in vantaggio la formazione russa, si va avanti però 0-0, calcio d'angolo per la formazione russa che viene battuto in mezzo, non tocca a nessuno, pallone allontanato dal numero 8 Pagnamenta, la rimessa è per il Lugano che può respirare un po', dopo 4 minuti un po' in apnea. Errore del Lugano in fase di costruzione, rimessa per il Krasnodar con Kondrashenko, poi Kuzmenko, ancora Kuzmenko, si trascina però il pallone in faro laterale, un grande sostegno sugli spalti per il Lugano che insomma come detto gioca in casa, settimana prossima si replica proprio a Lugano nel secondo atto di questa terza edizione, due atti appunto. L'indietro intanto verso Celednikov che riparte con le mani verso numero 41 Tikarev, palla esce, la rimessa è ancora per il Lugano. Pagnamenta, palla nell'indietro, rischioso, ancora Mandracchia deve uscire e riesce a quasi lanciare Bulgheroni. Ancora Lysenko, va lungo lui a cercare Kondrashenko, ancora il numero 14 Kuzmenko, Kondrashenko, Kuzmenko, Lugano che adesso sembra essersi un po' più riassestato dopo i primi 5 minuti molto difficili. Mandracchia riparte con calma da Capra, fallo ai danni di Pagnamenta da parte del numero 18 Kondrashenko e calcio di punizione per il Lugano. 6 minuti ancora non pervenuto il Lugano in attacco, almeno 3 pale gol pulite per il Krasnodar con Ignazio Mandracchia, il protagonista a sorpresa di questi minuti iniziali, ed è lui che controlla il pallone e lo gioca all'indirizzo ancora di Capra. Si lotta ancora Krasnodar a recuperare il pallone, Golubkov, Golubkov, grande giocata, Golubkov prova il destro, il palo interno, si salva ancora il Lugano, giocata strepitosa di Golubkov, era battuto stavolta Mandracchia, il palo interno dice di no al bravissimo numero 11 del Krasnodar, ancora Krasnodar, ancora pericolosissimo la squadra russa, intanto il gioco fermo, c'è a terra un giocatore, si tratta di Sivakadacham, palo interno, palla che poi viene allontanata proprio dal numero 2 del Lugano che è già rialzato, e Mandracchia riparte il Lugano, insomma primo tempo difficile per gli svizzeri che avevano imposto lo 0-0 al Barcellona incredibilmente a questo punto visto i risultati poi seguenti al Barcellona. C'è un fallo, c'è una punizione per il Krasnodar che verrà battuta dal numero 10 Alenikov, anzi no, viene ceduto il pallone a un compagno, poi ancora Krasnodar velocissimo nella giocata, ancora Kuz Kondrashenko, Sivakadacham dietro ha perso Mandracchia, Mandracchia che però allenta, non ha fretta il Lugano in questi minuti iniziali, Lugano che ha gestito molto bene anche il cronometro, la gara proprio con Barcellona. Golubkov ancora può andare, Golubkov ancora quando ha spazio per tirare, non ci pensa due volte. Palla è alta, sempre Golubkov, il più pericoloso del Krasnodar, giocatore che abbiamo imparato a conoscere anche nelle passate edizioni. Era nettamente il più piccolo della compagnia, adesso no, sembra anche un po' più
robustello fisicamente e ha comunque come sempre una marcia in più. Capra per il Lugano in avanti, pallone troppo lungo per Raffa, cammina sul fondo, ma c'è stata la deviazione, dunque c'è il calcio d'angolo per il Lugano. Batte Raffa veloce in mezzo, se la cava il Krasnodar, primo squillo del Lugano che ha quantomeno conquistato un angolo. Siva Kadacan che si impenna, il Krasnodar riesce a recuperarlo, a gestirlo, ma ancora Capra in avanti. C'è Raffa che va a duellare con un compagno, si alza questo strano campanile controllato da Cerednikov nel suo traiettorio. 9 minuti, 3 all'intervallo, 0-0. Krasnodar più volte vicino al gol, Lugano mai, ma il punteggio è in equilibrio. Adesso anche il numero 55 del Krasnodar che purtroppo non compare sulla nostra distinta, comunque si perdonerà, ma non sappiamo attribuirgli un nome e un cognome. Siva Kadacan, Capra, poi Cristian Filippini aggredito molto alto, bella la giocata per andare via, e poi il pallone troppo lungo, sbagliato di Pagnamenta all'indirizzo di Raffa. Questa è una buona occasione per il Lugano, sprecata. 9:30, avanza il numero 11 Golubkov, anche per tutto solo, poi la palla recuperata ancora dall'altro numero 11 Raffa, niente di fatto. Capra esce in marcatura su Kondrashenko, lo porta sul fondo e guadagna fallo di fondo il Lugano. Poi rimasta laterale in realtà. Siva Kadacan, passato a sinistra, c'è un po' di spazio in mezzo, potrebbe andare il Lugano ma non riesce la giocata. Krasnodar che recupera il pallone con Kondrashenko, poi Capra, si trattava di Maslarov, eccolo Capra per il numero 4 Filippini, anticipato ancora da Kuzmenko. Kuzmenko prova il destro, da fuori, ancora Vandracchi, strepitoso, la terza parata almeno provvidenziale del piccolo portiere del Lugano. Questa bellissima anche stilisticamente, a due mani volando sotto la traversa. Che parata, che portiere che stiamo scoprendo questo primo tempo della finale per il terzo e quarto posto del terzo Lugano Champions Trophy 2018, Lugano Krasnodar 0-0. Grande protagonista il portiere del Lugano, ancora il Krasnodar, ancora con Golubkov che tiene prono in campo. Mancano 60 secondi all'intervallo, che c'è un fallo anche piuttosto brutto su Siva Kadacan, c'è una punizione per il Lugano che può respirare, prendere fiato, aspettare l'intervallo che ormai manca meno di un minuto, ma se Lugano è ancora in parità deve ringraziare il suo portiere. Ancora Golubkov recupera palla, forse subisce fallo, si continua a giocare, ancora Krasnodar che però recupera il pallone sulla tre quarti, la grande giocata di Kuzmenko, poi pallone giocato a sinistra ancora su Golubkov che non trova spazio, deve ripartire dalla difesa da Alejnikov. Ancora Tiutin, poi Golubkov per il sinistro di Kondrashenko, soltanto pensato. Ancora Golubkov, Golubkov va dentro, questa è una grande occasione per il Krasnodar che passa in vantaggio e va detto meritatamente con il suo numero 18 Denis Kondrashenko. Golubkov, grande giocata, bravissimo Kondrashenko, calciare di destra sul primo palo, nulla può Mandracchia del vantaggio del Krasnodar proprio alla fine del primo tempo. 1-0, finisce qui o sta per finire, finirà tra poco il primo tempo, finisce adesso con il Krasnodar avanti 1-0, gol di Kondrashenko proprio all'ultimo minuto. A tra poco per la ripresa. Squadra in campo per il secondo tempo di questa finale per il terzo e quarto posto tra Lugano e Krasnodar, in vantaggio i russi 1-0, il gol di Kondrashenko proprio all'ultimo minuto, un gol meritatissimo per il Krasnodar che aveva dominato il primo tempo con un grande protagonista come Mandracchia che è stato più volte decisivo. Attenzione a Lugano che arriva pericolosamente vicino al portiere, ma in realtà il gioco è fermo perché il pallone era uscito in fallo laterale e dunque rimessa per il Krasnodar con il Lugano che adesso per forza di cose dovrà essere un po' più aggressivo, un po' più determinato nelle sue proiezioni offensive che hanno portato a ben poco nel primo tempo. Cambio in porta, è uscito il grande protagonista Mandracchia, è entrato il numero 1 Davide Rizzuti che qui ha un controllo difettoso, deve impensierire Siva Kadacan,
La rimessa è per il Lugano, che torna a soffrire dietro. Numero 55 del Krasnodar. Non è che passa, scivolata, poi il tiro, la respinta subito di Rizzuti. C'è un gioco pericoloso e una punizione per il Lugano. Calcione volante involontariamente assestato dal numero 18, proprio Kondrashenko, anzi si è trattato di Egor Kuznetsov, è entrato proprio in questa ripresa. Kosic, numero 13, che la palla per Kuznetsov davanti al portiere, la porta è vuota ma non trova il tempo per battere a rete, altra occasione clamorosa per il Krasnodar per andare sul 2-0 con Kuznetsov, che ha girato bene l'intervento di Rizzuti ma poi di fatto è crollato senza riuscire a trovare la coordinazione per battere a rete. Ancora Krasnodar, che ha iniziato comunque bene, forte il secondo tempo, nettamente superiori russi. Ottimo il Lugano qui, attenzione, potrebbe andare il contropiede, la palla è buona per lo scatto da parte di Filippini, attento in uscita Cerednikov, allontanare il fallo laterale. Un grande tifo anche per il Lugano sugli spalti, pallone rischioso con porteria con la mano, nettamente il numero 55, vede bene l'arbitro, punizione per il Lugano, ha provato questo ragazzo, la punizione è venuta da Siva Kadacham, Luxen Siva Kadacham, avanza il Lugano, lo fa con numero 5 Marco Capra. In campo adesso anche Filippo Miletic, numero 6. Proprio Miletic. Calcio in destro, deviazione. E arriva un angolo, più sperato per il Lugano che torna ad affacciarsi dalle parti di Cerednikov. Non è molto brillante fin qui la partita della squadra svizzera, però qui può creare un'occasione. Palla fuori, la conclusione in destra, il grandissimo gol! Ilya Maslarov, 1-1, dal nulla il pareggio del Lugano, un gran gol davvero, distratto il Krasnodar nel lasciare libero Maslarov, che calcia benissimo però sotto l'incrocio, gol pazzesco, è 1-1, il Lugano pareggia e riaccende l'entusiasmo sugli spalti, perché insomma un pareggio del tutto inatteso, vista la mole di gioco, di occasioni prodotta dal Krasnodar, invece arriva 1-1 a 9 minuti dalla fine, partita ampiamente in equilibrio. Grande giocata adesso di Golubkov per mandare in sul fondo un compagno, l'uscita di Rizzuti che si deve dimostrare l'altezza del suo collega che ha fatto un primo tempo pazzesco, poi è stato sostituito per logiche di primo e secondo tempo, però davvero è stato il migliore in campo. Grande giocata di Capra, la palla in fallo laterale, un grande Krasnodar ma il pareggio del Lugano che proietta anche su questa partita lo spettro dei calci di rigore, che sono stati protagonisti con 9 tiri a testa nella partita precedente tra Legia Varsavia e Basilea. Anche i portieri, un finale emozionantissimo. Krasnodar però che si è rimesso ad attaccare, conclusione un po' velleitaria, ma c'è la deviazione, il tiro di Alenikov deviato in calcio d'angolo, il Lugano che torna adesso a barricarsi dietro, come ha fatto anche con un certo successo nel primo tempo e anche con Barcellona, quindi una squadra che non ha paura di farsi schiacciare. Calcio d'angolo per il solito Golubkov, in mezzo, colpo di testa, il gol di Kuznetsov, il più alto della compagnia, segna il gol del 2-1 di testa ed è una delle poche squadre del Krasnodar che ha davvero un'arma nei palloni alti, con questo ragazzo che di testa ha saputo fare del male a tante squadre. Rivediamo il gol, gran corner e poi colpo di testa imprendibile francamente per Rizzuti, 2-1, tutto da rifare per il Lugano che rimane comunque la squadra svizzera meglio piazzata in questo mini torneo interno tra le squadre svizzere, Lugano comunque tra le prime quattro,
sesto, anzi quinto il Basilea, settimo il Grasshopper, ottavo il Sion. E poi finale a seguire Gar Barcellona Genk, il commento di Gaia Brunelli. Punizione per il Krasnodar, anzi rimessa laterale per il Krasnodar quando siamo a metà del secondo tempo. C'è un dolorante Julian Molnar, appena entrato già si è fatto male purtroppo. Grande agonismo come si può vedere anche da, queste, da questo scontro tra il Shiva Katacham e il suo avversario. Dugano si è rimesso ad attaccare, adesso è proprio il numero 2 che si occupa della rimessa laterale. Cambia con numero 8 Pagnamenta, pallone all'indietro, Maslarov per Marco Capra, pallone perso dalla Lugano, può andare il canale in contropiede, la giocata decisiva ancora di Capra e poi può partire la controffensiva del Lugano. Filippini però deve tornare all'indietro, si alza un bel vento sul campo di Campione d'Italia, 4 minuti e mezzo alla fine per Lugano, un solo gol da rimontare, anche se il punteggio dice anche bene alla formazione svizzera che ha sofferto a lungo tutto il primo tempo il predominio dei russi. Pallone in avanti, troppo lungo, lo controlla Cerednikov, 4-20 alla fine, alza il pressing il Lugano adesso con 5 giocatori nella metà campo avversaria a cercare di disturbare il più possibile la formazione russa, che però esce bene con una grande giocata ripetuta da parte di Alenikov, che poi si trascina, anzi no, ottiene una rimessa laterale molto importante. Va a battere Kuzmenko, chiede palla a Golubkov, la palla però è a Kondrashenko. Non è sporcato ancora da Serega da Ciam e poi c'è il gol da parte di Tiltin, 3-1. Il Krasnodar la chiude probabilmente. Una deviazione di Siva Kadacham e arriva il settimo, il numero 7, Tiltin, Maxim Tiltin, appena entrato. Segnare il 3-1 che di fatto a questo punto manda virtualmente sul podio il Krasnodar. Che è meritato, sta meritando questa vittoria. Le parate di Mandracchia nel primo tempo hanno evitato un passivo peggiore, adesso può dilagare però il Krasnodar, ancora Tiutin in area, rientra sul sinistro, scivola, si salva il Krasnodar, il Lugano. È durissima adesso a rimontare per gli svizzeri. Pallone in avanti, niente male, ha giocato all'inizio di Filippini, Filippini può rientrare, costretto verso l'esterno, aspetta compagni che non arrivano, arriva adesso Pagnamenta, ma viene stato fermato poi dal Krasnodar. 3 minuti anche meno alla fine, Golubkov può andare, campo aperto, imprendibile, Golubkov lo ferma invece benissimo Capra, anzi Maslarov, numero 3. Poi Pagnamenta, cede a Filippini, tutto solo il numero 12 Colombi, ma Lugano è un po' stanco, butta via il pallone. Allora può quasi iniziare la festicciola del Krasnodar per questo terzo posto, comunque di ottimo livello, arrivato a migliorare il risultato dell'anno scorso quando la squadra era finita giù dal podio. Spera che non ha magari stelle assolute come altre squadre, ma invece ha un ottimo impianto di base, fisicamente anche sembrano anche superiori a molte delle altre squadre e sanno difendersi molto bene, a parte forse la semifinale. Parata di Cerednikov, ultimi 100 secondi di questo penultimo atto del torneo di Lugano, edizione 2018, intervento di Maslarov, la palla però è da parte opposta per Gbashmanov, appena entrato il numero 8 trova la parata di Rizzuti, adesso ancora Pagnamenta sul filo dell'alto, dal sombrero, ed è proprio di Gbashmanov, Pagnamenta, grande giocata, Pagnamenta e sbaglia poi il pallone
non sbagliare, riparte il Lugano, il Krasnodar che però a sua volta stanco, e allora 70 secondi e poi sarà finale Barcellona Genk, strafavoriti ovviamente i Blaugrana, ma attenzione a Genk, che squadra che prende pochi gol, sa difendersi, l'ha dimostrato per tutto il torneo, ha dominato a sorpresa la semifinale con Lugano e allora potrebbe anche resistere alla qualità straordinaria dei giocatori del Barcellona, che hanno mantenuto le promesse al di là di quello 0-0 con il Lugano, hanno dato spettacolo nelle altre tre partite, segnando 9 gol alla prima, 7 alla seconda, 7 alla terza. Ultimi 30 secondi, Lugano che non ce la fa più, Krasnodar che gestisce a sinistra, 3-1, Krasnodar che sta per festeggiare il terzo posto nel suo torneo. Il gran torneo anche per il Lugano. Lo chiede appunto lo 0-0 col Barcellona. Chissà se magari qualcuno da grande del Barcellona diventerà famoso, i giocatori di Lugano potranno. Tanto arriva il gol, 4-1 proprio alla fine, tiro deviato, un po' di fortuna adesso anche per il Krasnodar, il gol da parte del numero 5 Zitlov, anche lui appena entrato con un tiro deviato che scavalca il povero Rizzuti e finisce proprio qui, 4-1, 4 gol del Krasnodar, il quarto proprio alla fine, quarto posto che invece è del Lugano, perché il terzo del Krasnodar, 4-1 meritato. È tutto allora per questa finalina del terzo e quarto posto, tra pochissimo per la finale vera Barcellona-Genk.